la tua difesa. Siamo qui convocati dai nostri morti perché qui sembrava che tutto finisse, che il male prevalesse, invece da questo sangue, dal sangue di questi martiri è nata la nostra democrazia, è nata la nostra libertà, è nato il nostro progresso civile e sociale, quindi siamo qui a tributare un grazie sincero al loro sacrificio e a continuare a tenere viva questa memoria, perché i pericoli dei nazionalismi, delle guerre, dei razzismi non sono finiti e abbiamo bisogno di un rinnovato impegno appunto per difendere i valori che la nostra bellissima Costituzione ci ha consegnato. Che bello per me. Sono per me fondamentale. Per mesi ci sono i familiari. Primo anno che la Valentina tra è una giornata importante perché serve per ricordare un dolore, una sofferenza terribile e per difendere quella, la pace che noi abbiamo e anche investirla per tutti quei paesi che non ce l'hanno. Dobbiamo sempre guardare avanti, conservare la memoria per guardare avanti, conservare la memoria del dolore perché non accada più. No, lo prendo molto volentieri. Grazie. Don Giovanni Forno, siamo due incontri. Piacere. Buonissima. Io ho diritto al bacio. È un privilegio che ci abbiamo portato. E la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato, perché libertà, pace e giustizia sociale sono beni da difendere e promuovere giorno per giorno. Oggi lo capiamo un po' di più, ma poi vale tutto il resto dell'anno. Oggi lo capiamo molto, non un po' di più. Con questa consapevolezza, mentre rendiamo grazie per il recupero di questi valori inestimabili, rinnoviamo il nostro, e speriamo che non, che certe cose si capiscono quando si perdono, speriamo di non perderle mai, ne abbiamo il dovere, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'uomo e di ogni uomo, invochiamo il Cristo Salvatore, che ha dato la vita per l'uomo, perché ci doni una coscienza vigile nell'adempimento del nostro dovere di cittadini e di cristiani. Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 32.
ascoltate la parola di Dio dal profeta Isaia. In quei giorni sarà infuso in noi uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. E con cui aspergeremo tutto questo luogo che è molto santo, perché è luogo di memorie preziose che ci aiutano a ricordare e a scegliere. Ecco, era quello che ci aveva accanto a sé Don Giovanni Fernasini, che ha scelto di stare col suo popolo e che ci aiuta tutti, cristiani e non, a stare sempre dalla parte del popolo, a stare sempre dalla parte delle vittime. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Arcivescovo Zuppi e la piccola famiglia dell'Annunziata per questa benedizione fantastica e non consueta. E vi dico insomma che oggi è un giorno di festeggiamento, perché sì, festeggiamo la nostra liberazione, la liberazione dal nazifascismo, ma oggi possiamo anche festeggiare fortunatamente un'altra liberazione di una persona molto cara a Montesole, che è Gabriele Del Grande, che è stato qui 5 anni fa, detta Europa. E ciò che è accaduto a lui ha rimesso i riflettori su quello che succede in tanti paesi in cui, mascherata da democrazia, vige una dittatura, regna una dittatura. In quei paesi in cui la libertà di espressione, la libertà, tutte le libertà. Autorità civili, militari, religiose, associazioni partigiane, cittadine e cittadini, graditi ospiti, oggi ci troviamo qui, in questo luogo Montesole, per ricordare e celebrare il 72esimo anniversario della festa della liberazione d'Italia. A causa delle guerre e delle torture, o che fuggono dalle loro terre in cerca di condizioni di vita accettabili. L'escalation dei combattimenti, la fame, hanno infatti spinto migliaia di persone al fascismo, tempo in cui la dignità e la libertà degli uomini era continuamente calpestata. Mentre siamo qui, nel mondo ci sono ancora donne vittime di violenze fisiche e la... Buongiorno a tutti, siamo in tanti. Rivolgo un grazie affettuoso a tutti voi e vi porto un breve saluto della comunità di Montesole, anche a nome dei sindaci Graziella Leoni e Marco Mastacchi di Grissana Morandi e Monzuno. È sempre un'enorme emozione festeggiare in questo luogo sacro la liberazione del nostro paese dal fascismo e dal nazismo. Qua ci sono le radici della resistenza, da cui è nata la nostra amata Repubblica. I veri cittadini che sentano il legame forte di appartenere alla propria comunità e di ...72 anni fa, dopo 19 lunghi mesi di guerra di liberazione, finalmente il nostro paese rivedeva un sole nuovo, fatto di libertà. Era un paese distrutto, pieno di macerie morali, ma anche fisiche. Thank you.
questo onore, questo onore, Mario, questo è l'onore a chi si è sacrificato per la nostra libertà. E viva la Resistenza e viva l'Italia. Grazie. Grazie. È un ricordo di tutta questa gente qua, perché abbiamo fatto la guerra di liberazione, l'abbiamo fatto perché avevamo la gente come voi, i preti, tutti ci hanno aiutati, senza di loro non si faceva niente. Lo dice uno che a 18 anni era già al fronte nel nuovo esercito. Io con la Cremona, mio fratello con la Cremona e io con la Folgore, quando siamo passati il fronte, non siamo stati lì a riposare, siamo andati al fronte per la libertà di tutti. E la libertà c'è perché c'è la gente come voi. E grazie a tutti. Compiuto 96 anni e mezzo, mi ha detto, eh? Ha detto che a quest'età contano anche i mezzi. Poi abbiamo i familiari. Girati, girati. Sì, sindaco di Monzono Mastacchi mi dice di ricordare che la famiglia Bassi non è presente, quindi ritirerà, verrà consegnato direttamente il diploma con la medaglia. Grazie. Buongiorno a tutti, sono molto contento di rappresentare le ragazze e i ragazzi di Marzabotto in qualità di sindaco. Alcuni giorni fa, cercando in internet notizie per preparare questo discorso, mi ha colpito un servizio della trasmissione televisiva Ballarò, in cui venivano intervistati soprattutto giovani, ai quali veniva chiesto cosa rappresenta il 25 aprile. Con mia grande sorpresa, alcuni hanno risposto: non lo so, è la festa della Repubblica? Era forse nel 1960? In storia sono sempre andato male, era meglio non essere liberati, ci sono feste più importanti come Natale e Pasqua. Tutto ciò mi ha fatto capire di essere molto fortunato, in quanto la nostra scuola, attraverso molte attività, come per esempio il Laboratorio delle Meraviglie, fa conoscere a tutti noi l'importanza del ricordo e della libertà. Dal 2008 nella nostra scuola è presente un gemellaggio con la scuola tedesca di Starnberg. Durante l'anno scolastico, alunni ed insegnanti tedeschi vengono ospitati da alcuni alunni e dalle rispettive famiglie. L'ha scritto lui, eh? Cioè, che sia chiaro, ha fatto tutto da solo.
ma perché questo è uno dei luoghi più importanti della nostra, della mia diocesi, della nostra diocesi, ma penso di tutto il nostro paese e dell'Europa. È un luogo di grande silenzio, di grande memoria, di scelta. E perché oggi noi facciamo la festa della liberazione, qualcuno l'ha pagata però, dopo ricorderò qualcosa, e credo che quelle medaglie, e c'è tanta commozione, ma ci sono anche tanti anni rubati da qualcuno, e ci sono anche tanti anni che noi non dobbiamo rubare, dobbiamo scegliere, perché questo è anche un luogo di grande silenzio e di grande scelta. Il silenzio che ricordava prima il sindaco, complimenti, che Guccini ricordava, di cui parlava ad Auschwitz, e con quella domanda, ma come fa l'uomo, com'è possibile che l'uomo alzi le mani contro il suo fratello? E credo che una domanda che sì, la risposta è nascosta nel vento, oggi ce n'è parecchio, ma credo che domandi anche una scelta per tutti quanti, è la scelta di disarmare, anche perché se non festeggiamo la liberazione si rischia di diventare prigionieri, non c'è dubbio. Buongiorno, allora sono molto felice di essere qui, davvero grazie, innanzitutto grazie all'ANPI, grazie ai partigiani che ci hanno onorato della loro presenza qui oggi. La loro presenza vale più di tanti discorsi e le loro lacrime, la loro commozione è un tesoro che dobbiamo conservare tutti quanti, e grazie anche a tutti i sindaci che con così grande passione vogliono tenere viva questa memoria, grazie a tutti voi cittadini che siete qui oggi per dire che questa non è una giornata inutile, che è una giornata che serve al nostro paese. Per me è un onore e anche una responsabilità essere qui con voi, per tanti altri luoghi, penso alla mia casa Cervi a Reggio Emilia, penso al campo di Fossoli dove oggi sarà il presidente Mattarella. In questo luogo sembrava che tutto dovesse finire e invece non è stato così. Il sangue è versato, il trionfo del male si è trasformato in un germe di bene e di rinascita. Noi oggi siamo qui, come è stato detto, grazie al sangue di quei martiri, e grazie al sangue di quei martiri abbiamo ripreso il cammino verso la libertà, la democrazia, i diritti e la crescita sociale e spirituale del nostro paese. Qui c'è l'atto di nascita, in questi luoghi sperduti c'è l'atto di nascita della nostra preziosissima Carta Costituzionale, che è luce e faro nei momenti più bui. Per i madri e le madri della Costituzione fu proprio l'orrore della Seconda Guerra Mondiale, le decine di milioni di morti, a spingerli a scrivere una Costituzione così alta che superò tutte le divisioni di parte. Volevano lasciare un tesoro e una guida alle generazioni che sarebbero venute dopo. Da parte dell'ANPI di Marta Botto, scusate, vi rubo ancora un minuto, ringrazio. Ce l'hai mai più venuta? Voci di memoria. Fortuna ci sono alunni disciplinati! Ordine e disciplina formano la grandezza di un popolo. Ora ripetete, ordine e disciplina! Ordine e disciplina! Ancora! Ordine e disciplina! Di nuovo! Ordine e disciplina! Oh, musica per le mie orecchie! Bene, bravi, così non ve lo dico. Era molto forte in Cirenaica, il generale Rodolfo Graziani, inviato da Mussolini.
bravissimi ragazzi di Marzabotto il compito di continuare a mantenere viva la memoria. A loro spetta di sicuro questo compito.